approccio occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto una fascia. Io ho scelto questa, è una fascia basica, stampa animalier. Io ho scelto questa qui, la lunghezza della fascia è 70 cm e la larghezza, non me la ricordo, è 15, 15x70. Poi ci occorre una chiusura lampo, io vado ad utilizzare questa qua che è una lampo lunga 30 cm fatta sempre della stessa, con lo stesso pellame della fascia che ho scelto. Lavoriamo con il cordino spaghetti che sono rock da 500 grammi, ho scelto il color lime e occorrono, ne occorre una bobina. La lavoriamo con un uncinetto numero 3,5 e poi per chi volesse aggiungere alla borsa un sostegno io vi consiglio di utilizzare le scocche grandi. La scocca grande è la misura perfetta ed è il sostegno ideale per questa borsa, quindi facoltativo se qualcuno la vuole aggiungere o meno. Questo è tutto e vi ricordo che come sempre potete acquistare il materiale sul sito www.merceriamari.it e tutte le parti, tutti gli inserti sono in vera pelle. Allora, guardate, questa è la lavorazione che dovremo andare a fare e che adesso vi farò vedere. Quindi ho già fatto un lato e adesso dobbiamo andare a fare l'altro, quindi vi farò vedere appunto come si realizza questo pezzo, che diciamo quello che comporrà di fatto la nostra borsa. Avremo quindi la fascia centrale con i due pezzi lavorati all'uncinetto di lato, li lavoreremo tutti attaccati alla fascia, quindi non separati e poi andando ad attaccarli dopo, come abbiamo già fatto in altri progetti, abbiamo già visto insieme in altri progetti che prevedevano l'uso di queste fasce. Qui la lavoriamo tutto attaccato, che è anche molto semplice, molto veloce, con un effetto secondo me veramente molto bello, al di là del colore che io adoro. Però appunto è un progetto veramente molto semplice da realizzare. Quindi adesso prendiamo il nostro cordino con l'uncinetto, facciamo il cappietto d'inizio, andiamo a inserirci nel primo foro della nostra fascia e facciamo una maglia bassa. In questo modo rientriamo all'interno dello stesso foro e facciamo una seconda maglia bassa. Andiamo nel foro a fianco e facciamo una sola maglia bassa. In quello successivo faremo di nuovo due maglie basse nello stesso foro, quindi andiamo ad alternare due maglie basse in un foro e una maglia bassa nel foro successivo, così per tutto il lato, quindi fino ad arrivare nell'angolo del lato opposto. Esattamente come abbiamo iniziato con due maglie basse nel primo foro, esattamente così finiamo con due maglie basse nell'ultimo foro. Quindi, completato l'intero giro, andiamo a fare due catenelle e voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi per ogni punto faremo una mezza maglia alta, molto semplice, quindi non abbiamo neanche un punto complesso, è semplicemente una mezza maglia alta, un punto basico, e dobbiamo andare a lavorare tanti giri quanto vogliamo larga la nostra borsa. Nel mio caso andremo a lavorare 10 giri di maglia bassa, andremo a lavorare 10 giri di mezza maglia alta, quindi tutto questo giro lo andremo a lavorare così, poi faremo di nuovo due catenelle, volteremo il lavoro e torneremo indietro, avanti e indietro, per un totale di 10 giri. Quindi veramente semplicissimo. Arrivati al termine del giro, come vi dicevo, facciamo di nuovo due catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo avanti con un nuovo giro di mezza maglia alta, quindi per ogni punto sottostante facciamo una mezza maglia alta e andiamo avanti così per un totale di 10 giri, quindi ci vediamo
quando avremo realizzato tutti e 10 i giri. Allora, una volta realizzati i 10 giri, come vi dicevo, dobbiamo andare a prendere due marker, li dobbiamo posizionare esattamente contando 37 maglie dall'inizio venendo giù, quindi 37 maglie, nella 38esima maglia mettiamo il marker. Dopodiché stessa cosa, partiamo da questo lato, veniamo giù, contiamo altre 37 maglie e mettiamo il marker. Le 37 maglie corrispondono a 26 centimetri. Nel mezzo qui abbiamo 15 maglie, ok? Quindi adesso, come vedete da questa parte, dobbiamo andare a lavorare le maglie solo dall'inizio dove abbiamo messo il marker, quindi da qui fino al marker e di nuovo da qui fino al marker, lasciando vuoto questo spazio. Ok? Quindi mi raccomando, da 0 a 37 nella 38esima maglia mettete il marker, di nuovo da 0 a 37 nella 38esima maglia mettete il marker. Lavoreremo le solo 37 maglie, quindi la 38esima dove abbiamo il marker non la lavoreremo mai. Ok? Lavoreremo solo il pezzo proprio fino qui, fino al marker, quindi di 37 maglie. Andiamo a lavorare sempre le mezze maglie alte come abbiamo fatto tutto il resto della borsa e dobbiamo andare a lavorare 5 giri facendo esattamente questo pezzo, che sono composti da 5 giri di mezza maglia alta. Quindi io adesso avevo finito il mio giro qui, faccio le mie solite 2 catenelle, volto il lavoro e prendo a lavorare di nuovo le mie mezze maglie alte, però questa volta ci interromperemo all'altezza del marker che abbiamo posizionato. Come vi dicevo, arriviamo fino alla maglia prima di dove abbiamo il marker. A questo punto facciamo di nuovo le nostre 2 catenelle, voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare le maglie da qui fino a qua per un totale di 5 giri. Quindi uno l'abbiamo già fatto, adesso iniziamo il secondo e poi proseguiamo fino al quinto giro. Dopodiché ripeteremo la stessa cosa dall'altro lato, quindi da qui fino al marker e così via per 5 giri. Una volta che abbiamo realizzato i due pezzi da 5 giri da un lato e ovviamente tutta l'altra parte, non ci resta che andare a fare un giro di bordatura qui in cima. Vedete che io da questo lato l'ho già fatto, adesso vediamo insieme come farlo da questo. Quindi semplicemente prendiamo di nuovo il nostro filato, facciamo un cappietto, ci inseriamo qui all'interno del foro dell'angolo. Sul foro dell'angolo andiamo a fare 2 maglie basse nello stesso foro, quindi una e una, 2. Nel foro a fianco facciamo una sola maglia. In quello successivo ne facciamo di nuovo 2 e così via, come abbiamo fatto per tutto il resto della fascia. Qui al fondo i buchi sono pari, quindi terminiamo facendo un'altra maglia singola nel penultimo foro, in questo modo, e sull'angolo ne andiamo a fare 2. Facciamone sempre 2 sull'angolo, secondo me, perché... Ecco, resta un po' più... Non lo so, mi piace di più, poi non cambia nulla, se volete fare 2 maglie qui e una lì non cambia assolutamente nulla, il numero di maglie resta lo stesso, quindi non cambia niente. Arrivati qui andiamo a chiuderci facendo una maglia bassissima, quindi ci raccordiamo facendo una maglia bassissima e stacchiamo il filo. Allora, a questo punto dobbiamo riprendere il filo, andiamo a inserirci qui nell'angolo
non ci resta che andare a fare, diciamo, un giro di scontorno di maglia bassa lungo tutto questo lato, quindi passeremo tutto qua, passeremo qui sopra e andremo tutto dall'altra parte, quindi faremo un giro completo di maglia bassa, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Allora, una volta che abbiamo realizzato il bordino anche in cima, non ci resta che andare ad assemblare la borsa. Allora, per chi vuole un metodo semplice per foderarla, vi consiglio di foderare la borsa così aperta. Quindi la aprite tutta, prendete esattamente il modello, stando un centimetro più in dentro, perché poi vi permette ancora di fare la cucitura di assemblaggio della borsa. Quindi state, diciamo, un centimetro così all'interno, ma ricalcate tutto il perimetro, lo orlate e la cucite alla borsa. Questo è il metodo più semplice secondo me per foderare questa borsa, dato che ce l'abbiamo a pannello aperta. Se invece volete foderarla alla fine di tutto, nulla vi vieta di foderarla una volta che la borsa è assemblata, però appunto secondo me se vi riprendete il modello e la foderate prima di assemblarla, quindi diciamo allo stato attuale, secondo me è un pochino più semplice, soprattutto per chi non è tanto esperto nel cucito. Detto questo, vediamo, io la fodererò in seguito, vi faccio vedere come andare ad assemblare la borsa. Quindi la dobbiamo girare sul rovescio, quindi la pieghiamo in modo che la parte dritta sia all'interno, dritto contro dritto, e noi abbiamo al di fuori la parte a rovescio. Mettiamo le due parti perfettamente l'una contro l'altra, dove ogni punto deve corrispondere con il punto dell'altro giro. Vedete che devono proprio essere perfettamente in linea. A questo punto prendiamo di nuovo il nostro filato, prendiamo di nuovo l'uncinetto, facciamo un cappietto e andiamo a unire a maglia bassissima tutto questo lato lungo. Quindi ci andiamo a inserire in un punto e nell'altro, estraiamo il filo e possiamo chiudere o a maglia bassa o a maglia bassissima, come preferite. Possiamo fare anche una maglia bassa, tanto siamo sul rovescio, quindi quando poi rivolteremo la borsa non si vedrà nulla. Facciamo maglia bassa, così è una cucitura anche un po' più sostenuta. Quindi prendiamo i due punti, uno da una parte e uno dall'altra, e facciamo una bella maglia bassa in questo modo. Quindi un punto e una maglia bassa. Procediamo così fino al termine di questo giro, diciamo. Una volta arrivati qui al fondo, chiudiamo il lavoro e tagliamo il filo. In questo modo abbiamo unito tutto il lato lungo. Adesso vedete che abbiamo ancora questo spazio. Dobbiamo andare ad allargare le due parti, facendo sì che combacino perfettamente. Allora, vedete che così è come le abbiamo lavorate. Dobbiamo andarle ad aprire e far sì che combacino alla perfezione, in questo modo che le due parti siano insieme, diciamo, ok? E a questo punto, esattamente come abbiamo fatto qui, dobbiamo andare a riprendere il nostro filo con l'uncinetto e a fare il giro di chiusura. Quindi facciamo di nuovo il nostro cappietto in questo modo, prendiamo le due parti insieme e di nuovo andiamo a fare un giro di maglia bassa per andare a chiudere e unire le due parti. Vedete? In questo modo facciamo di nuovo questo giro di maglia bassa, prendendo insieme
le due parti che sono rimaste, diciamo, aperte. E voilà, ecco che abbiamo chiuso e assemblato la nostra borsa. Abbiamo realizzato questo che è, diciamo, il fondo e questo che è il nostro laterale, ok? Vedete questa costina, però vi ripeto, qui siamo al rovescio, poi andremo a rivoltare la borsa, però prima di farlo andiamo a ripetere lo stesso procedimento dall'altra parte. Quindi prima assembliamo il lato lungo e dopodiché andremo ad assemblare questa parte in questo modo. Una volta che abbiamo fatto le cuciture da entrambe le parti, andiamo a rivoltare la nostra borsa e a girarla dalla parte diritta, quindi facendo attenzione. Voilà. Guardate un po', abbiamo girato la nostra borsa, abbiamo ottenuto in questo modo il fondo con il laterale. Le cuciture, come vi dicevo prima, praticamente non si vedono. E questo è il risultato. Adesso non ci resta che andare a posizionare la nostra cerniera di chiusura. Per quanto riguarda la cerniera, dobbiamo prendere di nuovo il nostro filato, entriamo in tutti i fori di un lato e andiamo a fare una maglia bassa per ogni foro, in questo modo. Quindi entriamo nel foro, estraiamo il filo e facciamo una maglia bassa e facciamo un punto basso per ogni foro del lato della nostra cerniera. Fatto questo, prendiamo la nostra borsa e andiamo a centrare esattamente dove vogliamo andare a mettere la nostra chiusura zip. Quindi pieghiamo la borsa esattamente così a metà, prendiamo un centimetro, andiamo a centrare e misurare dove andremo esattamente a collocare la nostra cerniera e mettiamo due marcapunti una volta che l'abbiamo centrata. Allora, guardate, ho posizionato la mia cerniera lampo, ho messo qui un marker dove voglio che finisca, quindi di conseguenza voglio iniziare ad attaccarla da qua. Piego in questo modo la cerniera in modo che da avere i due bordini di maglia bassa assieme uno contro l'altro. Dopodiché riprendiamo il nostro uncinetto, prendiamo l'asolina più esterna della borsa e ci uniamo facendo una maglia bassissima in questo modo. Quindi prendiamo l'asolina più le due asoline vicine delle due maglie basse, vedete, non prendo tutto il punto ma solo le due asoline vicine, quindi questa asolina qui e questa asolina qui, vedete che ho due asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. Di nuovo asolina, asolina e facciamo una maglia bassissima. Andiamo ad unire la cerniera in questo modo. Tutto questo lato così, poi andremo dall'altra parte, faremo di nuovo un giro di maglia bassa nei fori e poi di nuovo ci attaccheremo dall'altro lato, sempre a maglia bassissima come stiamo facendo adesso. In questo modo, quindi procediamo così.
Guardate, ho inserito all'interno una scocca grande, gli calza a pennello, guardate un po', sta veramente benissimo e secondo me gli dà alla borsa un tocco veramente in più che la fa stare veramente veramente bene. La borsa sta già rigida comunque abbastanza anche di suo, ma con la scocca, non lo so, io la trovo decisamente, ma decisamente migliore. Mi piace veramente di più, guardate anche qui il lato, guardate come sta il fondo. La trovo un tocco in più, quindi volendo sappiate che se volete un, diciamo, sostegno perfetto per la vostra borsa, la scocca grande è quello che fa per questo modello, ecco. Io l'ho inserita e adesso vado a finire di attaccare la cerniera.